Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La terza puntata di Ballando con le Stelle ha visto Sonia Bruganelli alle prese con delle difficoltà, soprattutto durante il confronto con Selvaggia Lucarelli, dove è stato fatto riferimento a Paolo Bonolis. Prima della sua esibizione, la produttrice ha condiviso con il pubblico le sue emozioni, sottolineando come il modo in cui gli altri interagiscono con lei sia cambiato negli ultimi 12 mesi. In passato, nonostante non fosse considerata attraente, la gente continuava a sostenerla per il suo legame con Bonolis, ma ora sembra essere criticata se non piace. Queste parole sono state pronunciate con gli occhi lucidi, evidenziando il cambiamento nelle dinamiche del suo rapporto con il pubblico. Durante il confronto in studio con Selvaggia Lucarelli, quest'ultima ha fatto notare a Sonia di non considerarsi più bella solo perché non è più solo la moglie di qualcuno, invitandola a liberarsi di questa idea. La replica di Sonia è stata decisa, sottolineando che non ha mai espresso quel concetto e accusando Lucarelli di vederla solo come la moglie di qualcuno. Fabio Canino ha invece criticato Sonia Bruganelli, mettendo in dubbio le sue motivazioni per partecipare al programma, dato che non ha bisogno di farlo per motivi economici. Ha evidenziato la sua situazione finanziaria agiata, dimostrata dalle sue foto con aerei privati e borse costose, e ha messo in discussione la sua reale motivazione per partecipare a Ballando. Sonia ha risposto affermando di essere lì per ballare, non per altro, e Canino l'ha esortata a